Vorrei chiamare sul palco Germano Nicolini, comandante Diavolo. A Germano Nicolini, comandante Diavolo. Ti sono molto grato. Personalmente non merito tanto. Il mio pensiero va ai miei compagni caduti perché l'Italia fosse migliore. Questi giovani musicisti, 4-5 giorni fa, mi hanno telefonato chiedendomi se venivo a portare il saluto alla gente che li sta ascoltando nelle loro musiche partigiane. Ho accettato di buon grado, anche se ragioni di forza maggiore e di carattere familiare me lo stavano impedendo. Comunque sono qui. Sono qui e sono veramente felice di potervi dire due parole, innanzitutto ringraziando questi giovani che mi hanno dedicato una ballata musicale che io ritengo bella, forse perché sono interessato. Vedete, nelle parole di questa ballata, che loro hanno scritto e musicato dopo che io sono stato assolto, a distanza di circa 50 anni, da una infamante accusa che mi obbligava a portare sulla fronte il marchio dell'assassino, per cui certamente anche quando si era fuori, tra i cittadini la vita era dura, e non che nel mio paese o nella stessa provincia di Reggio Emilia la gente mi guardasse come il partigiano Diavolo che avrebbe ucciso un sacerdote. No, sapevano tutti che il Diavolo non era Diavolo di nome, non era Diavolo di fatto, era un uomo onesto e pulito ed era un comunista che ha combattuto per il nostro. E vi voglio anche confidare che si l'hanno scritta senza che io sapessi niente. Mi hanno telefonato dicendo abbiamo scritto questo. Beh, quando la sentirò e metterò un giudizio. Quando la sentirò, ha ragione. Perché io parlo come se fossi in famiglia, invece qui bisogna parlare con l'attenzione al microfono. Non ci sono abituato, ormai sono 7-8 anni che sono chiuso in casa con mia moglie e non sono mica abituato più a parlare. Una volta mi piaceva e mi piace tuttora, che sono un 85enne, vedere tanti giovani è difficile. È difficile che ci siano tanti giovani ad interessarsi
dei problemi del paese attraverso quella che è stata la lotta condotta dai vostri padri, dai vostri nonni, perché fosse un'Italia di giustizia, un'Italia di libertà, una Repubblica democratica, come dice il primo articolo della Costituzione, fondata sul lavoro. Oggi, lasciatemelo dire, perché pur essendo un 85enne, seguo gli avvenimenti, leggo i giornali e sento che il nostro paese sta declinando. Stiamo andando indietro, avevamo raggiunto veramente un'Italia certamente migliore di quella del fascismo, questo è pacifico, no? Ma se noi non ci preoccupiamo, se i giovani non si preoccupano che nel mondo globale, se il nostro paese non rimane sul piano della competitività non solo economica, ma della competitività sociale, noi non vogliamo essere secondi a nessun paese per quanto riguarda l'essere vicini a coloro che soffrono, ai deboli. È questa la politica che noi chiediamo ai nostri dirigenti, ai nostri uomini. Basta con i litigi, basta con i personalismi. Quando noi partigiani abbiamo combattuto, quando abbiamo fatto la scelta di prendere le armi contro i tedeschi e contro i fascisti, non pensavamo al potere, alla poltrona e al posto. Pensavamo di dare all'Italia un nuovo futuro. Se mi permettete, vi racconto un aneddoto. Quando ero in carcere, in una cella da solo per un anno, poi dopo mi hanno messo assieme a dell'altra gente. Tutti i giorni veniva un bravo cappellano, ma lo dico in senso veritiero, sentito, insomma, bravo veramente, il quale si metteva a parlare con me. Parlavamo di filosofia, di letteratura, vabbè, io ero uno studente universitario allora. Lui sapeva ovviamente che io ero imputato di avere ucciso un sacerdote e discutendo lui si meravigliava e diceva: ma come, ma non può essere vero che lei è... Però aggiungeva, però se è vero che io non credo che lei sia colpevole, è anche vero che io credo che lei sbagli ad essere comunista. Parlavamo, come si dice, a scatto libero, no? E io ho risposto: guardi, io sono di una famiglia di contadini benestanti, una famiglia cattolica, che ha creduto in Cristo come il primo socialista di questo paese. E aggiungevo che per me quello che diceva Gesù Cristo predicando la fratellanza, la solidarietà con tutti gli uomini, l'essere vicino agli ultimi, io lo trovavo invece nel comunismo, cioè trovavo nel comunismo gli stessi valori. Poi è vero, dopo abbiamo visto che cosa è stata l'esperienza del comunismo russo, abbiamo visto la caduta del muro di Berlino, fortunatamente. Ma il comunismo italiano era diverso.
il comunismo italiano guardava alla democrazia, guardava alla libertà del cittadino di poter esprimere il proprio pensiero, quello che gli stava a cuore, quello che aveva nell'animo. Il comunismo italiano, a parte il periodo scriteriato delle Brigate Rosse, che non erano dei comunisti, il comunismo italiano ha sempre combattuto per la democrazia. È un grande uomo colui che mi ha dato la libertà, dove non mi ha fatto scontare altri 4 anni di galera che avrei dovuto scontare, Aldo Moro. Questo grande uomo aveva capito che coloro che volevano portare avanti le indicazioni di Gesù Cristo dovevano trovare il modo di affratellarsi coi comunisti. E questo, anche se non si chiamano più o non vogliono più chiamarsi comunisti, e io non sono iscritto a nessun partito, vogliono però portare avanti una politica di unità di coloro che certamente si battono per un'Italia migliore di quella che abbiamo, un'Italia che in questi 5 anni ci ha fatto fare dei passi indietro. Adesso comunque, vedete, io da tanti anni rimango in silenzio, no? Non partecipo più anche a nessun'altra riunione, anche quelle dell'AMPI, per le ragioni a cui vi ho accennato prima. Beh, insomma, quando mi metto a parlare ci provo una soddisfazione. Ma provo la soddisfazione per richiamare l'attenzione di tanti giovani. Io non ho mai visto tanti giovani veramente partecipare. Il vostro merito, musicisti, il vostro merito, voi siete più rivoluzionari di tutti gli altri, perché con la vostra musica portate sulle piazze i giovani. E così improvvisando, parlando eccetera, ho perso il filo di quello che ho detto a quel cappellano, no? Ma l'ho detto perché lo sentivo, allora, lo sentivo all'atto della liberazione subito. Nei primi giorni dopo la liberazione sentivo quello che vi sto dicendo adesso. Ho detto, caro il mio reverendo, sappia che se in 2000 anni i valori di cui si faceva portavoce verso il popolo Gesù Cristo sono rimasti inascoltati, oggi io vedo che questi valori li troviamo nell'ambito del Partito Comunista, italiano, contro qualsiasi tipo di violenza, per la democrazia italiana che ci ha visti in prima linea per costruire la Costituzione democratica del nostro paese. Per me il comunismo in cui credevo, in cui credo tuttora, non ha importanza il problema sostantivo, socialismo, comunismo. Per me è il cristianesimo del XX secolo. Questo è il socialismo e il comunismo. Adesso però non vi trattengo più perché ormai siete anche abbastanza stanchi e poi io potrei parlare 12 giorni, dunque figurati. Vedete, gli amici musicisti mi hanno fatto dono di 2 dischi dove c'è la stessa canzone.
però è diversa. E diciamo, il cantante mi ha detto, ma lo dica ai giovani che nel primo disco, proprio perché lo hanno fatto senza che io sapessi niente, hanno utilizzato un'espressione che veramente, quando l'ho sentita, non mi è piaciuta. Ho telefonato loro, dei ragazzi, bisogna cascasletti. Perché dicono al Dievel canna mia vrufer la spia, no, un innocente quale io ero, e come sono stato riconosciuto tale, non sapeva nulla e ha fatto i 10 anni di carcere, amici e compagni, e la galera è molto dura, credetemi, specialmente quando fate un anno di isolamento, cioè sempre soli in una cella 3x3. Beh, credetemi, se uno sa qualche cosa, fa come fanno alcuni mafiosi adesso, no? Diventa un pentito perché vuole garantirsi la possibilità di avere un domani da vivere un po' più vicino. Io non sapevo niente, di niente. E allora i nostri musicisti hanno ascoltato la mia parola e nel secondo disco troverete non più quella parola. Ecco perché uno potrebbe chiedersi la spiegazione di questo cambiamento. Sono stato io. E adesso voglio finire il mio discorso, ma prima di venire via bisogna che io sia sincero fino in fondo. Oddio, ma salvaggia Dio! Allora, proprio in questi ultimi mesi sono stato intervistato da due giovani storici di Reggio Emilia, che hanno fatto un libro dove sono riportate 20 testimonianze di donne e di uomini partigiani. È un libro molto interessante perché sono 20 esperienze diverse e 20 bisogni diversi di fare parte del movimento partigiano e di prendere le armi contro i tedeschi e contro i fascisti. Ma io vi devo dire una cosa, che alcuni giovani con i quali ho parlato un'ora fa, ho chiesto loro, ma nei libri di scuola, perché non è che io, sì, leggo, sento, no, ma si parla poco di resistenza, ma non sono mica andato a sfogliare i libri per vedere come parlano di quest'ultimo periodo della nostra storia. E allora mi hanno detto, ah, ma non si parla quasi niente, non si dice niente della resistenza. E per televisione, e sento per esempio gente, anche di governo, a quale dice, sia pure educatamente, che si presentano con un certo garbo, dicono, ma insomma, per essere chiari, bisogna dare atto al presidente Ciampi, che è stato il solo a portare avanti con forza il concetto di patria. Il concetto di patria che avrebbe portato i resistenti a combattere per essa. Ma sostanzialmente il loro sottinteso è questo: i partigiani non avevano la patria nel cuore. Beh, io vorrei dire a questi uomini di governo, quasi quasi mi viene voglia di fare il nome, ma poi dopo se mi danno una querela, ho fatto 18 processi, allora mi capisco, fare il 19, Ma l'avete sentito anche voi per televisione, non bisogna dirvi il nome. Avete sentito insomma che sostanzialmente noi eravamo un'avanguardia, sì, senza patria nel cuore, abbiamo aderito alla resistenza per una infinità di motivazioni, pensavamo che la guerra fosse già persa, insomma sostanzialmente non avevamo un ideale fermo. Loro invece sì. E quello che parlava in televisione è un ex fascista.
anche se oggi è il governo, ma guardate la storia, dopo 60 anni. Ma questa è bella davvero, eh? E allora, vi voglio dire come loro avevano la patria, noi non avevamo la patria. 7.000 soldati a Cefalonia che si sono rifiutati di allearsi ai tedeschi, di unirsi ai tedeschi che li hanno combattuti, che hanno poi per accordi deposto le armi, sono stati fucilati, questi non avevano la patria. 62.000 caduti italiani, partigiani, non avevano la patria. I fratelli Cervi non avevano la patria. La famiglia Manfredi non aveva la patria. I 700.000 soldati italiani deportati nei campi di concentramento che hanno rifiutato al 90% e più di rientrare in Italia e affiancarsi ai fascisti e ai tedeschi, non avevano la patria. La patria ce l'avevano loro, l'avevano proprio nel cuore. Avete visto i film dove Pavolini, che era il segretario e comandava le formazioni, quando Mussolini scappava, aveva sentito da altri ufficiali che Pavolini lo aspettava con 2.000 o 3.000, quando il duce si è portato su quel posto ha trovato una ventina, una trentina di ragazzi di 14-15 anni. Beh, verso questi ragazzi, tenetelo a mente che cosa vi dice il diavolo. La conciliazione è stata fatta sempre, perché che cosa potevano capire dei giovani di 14 o 15 anni? La responsabilità stava più in alto, ed è più in alto che noi dobbiamo guardare e rivolgere quelle che sono le nostre accuse. E allora finisco il mio dire per dirvi, ma avete a scuola sentito dire che il 10 settembre, ma guarda, questa è una cosa che veramente mi fa scorrere i brividi, quando parlo e sento gente che dice avevamo noi la patria nel cuore. L'8 settembre voi sapete che c'è stato il proclama di Badoglio, la guerra era finita, e rivolgeremo, lo Stato italiano rivolgerà le armi a coloro che cercheranno di impedire questa pace che noi vogliamo, e che l'armistizio che aveva firmato il governo legittimo del paese, che era quello di Badoglio. Io ero un ufficiale dell'esercito, ero a Roma e sentivo il bisogno di rimanere fedele all'esercito legittimo. E d'altra parte, pensate, chi è che ha deposto Mussolini? Chi ha sfiduciato il 25 luglio Mussolini? Sono stati gli stessi ministri fascisti, avete visto in queste ultime sere, no? Il filmato di Edda Chan, no? Sono stati fucilati coloro che hanno votato contro il loro duce, ma hanno detto abbiamo rovinato l'Italia. Il nostro paese è distrutto, non possiamo continuare ad andare avanti. Bene, coloro che avevano la patria nel cuore, i fascisti, colui o coloro che lo stanno dicendo oggi, che dicono che noi partigiani non avevamo la patria nel cuore, costoro, quando Hitler il 10 settembre, questo non lo leggete nei libri, ma invece è una cosa reale, vera, annesso. Sapete che cosa significa annettere di una parte di un paese? Cioè aggregarlo, sottometterlo all'altro, trasformarlo in un protettorato, in quel caso della Germania. Ha annesso le province di Belluno,
di Bolzano, di Trento, hanno fatto delle formazioni, dipendenti direttamente delle formazioni armate, dipendenti direttamente dalla Germania. Hanno annesso la provincia di Trieste, Fiume, Gorizia, e mi sono portato il bigliettino perché chi si vuole, si chiamavano queste per ordine di lì, ci sono i documenti scritti, Operazione Zone Alpenvorland, cioè annessione delle province di Bolzano, Belluno, Trento, Adriatisches Küstenland, cioè annessione delle province di Gorizia, Trieste, Udine, Fiume. Costoro avevano la patria nel cuore, la Germania aveva annessa già parte del nostro paese e vogliono definirsi dei patrioti che non hanno alzato un dito perché il nostro paese rimanesse indivisibile. Indivisibile. E vi aggiungo un'altra cosa. Perché avevo detto, se prendo il pallino, dato che mi piaceva giocare a voce, non lo mollo più, ma lo mollerò. Aggiungo un'altra cosa. De Gasperi, presidente del Consiglio, il 10 giugno del 1946, alla conferenza di pace nel Palazzo del Lussemburgo di Parigi, di fronte agli vincitori francesi, americani, russi, inglesi, che cosa ha adoperato perché Trieste rimanesse italiana? Ha adoperato i 62.000 caduti partigiani, ha adoperato i 700.000 deportati in Germania che si sono rifiutati di unirsi ai tedeschi, ha adoperato i fratelli Cervi, i fratelli i fratelli Manfredi, ha adoperato il sangue di italiani che avevano più degli altri la patria nel cuore, e Trieste è rimasta italiana per merito dei partigiani. Ammette il caplen che c'è Saito va via. E voglio finire con un richiamo ai giovani, sono tanti, mi date una gioia nel cuore, ma guardate che più vado avanti, io mi sento ancora partigiano. Allora dico a questi tanti giovani, riflettete, ragionate con la vostra testa. Quando noi abbiamo fatto la scelta di partigiani, abbiamo ragionato con la nostra testa. Non abbiamo aspettato che fossero Fassino, Rutelli o che so io per prendere degli schieramenti. Abbiamo bisogno di salvare questo paese in declino, portando alla gestione del paese degli uomini onesti, degli uomini puliti, e badate, uso l'aggettivo pulito che ha usato Berlusconi, ha detto io voglio fare un unico partito e poi voi trovate un uomo pulito, perché lui forse che non si sente pulito. Vi saluto, vi ringrazio, scusate.